Tanti anni fa ad Agrigento giocavo un playmaker argentino insieme a una guardia di Reggio Calabria, a un pivottone fuori categoria e quella squadra scalò dalla C alla B, poi fino alla A dei dilettanti, adesso DNA. Emiliano, quanti ricordi ad Agrigento innanzitutto? Sicuramente c'ho solo ricordi bellissimi ad Agrigento perché, come hai detto tu, ho fatto insieme a loro una scalata dalla C1 alla B1, quindi no, non può essere un'esperienza più che positiva e bella. Devo sicuramente tantissimo ad Agrigento per la carriera, anche loro devono qualcosa a me perché comunque penso di essere stato importante in questa scalata. E quindi non posso dire altro che felicissimo comunque di Agrigento, di tutto quello che è successo. E già che siamo in Calabria, nomino come hai fatto tu Andrea Briganò, che è stato anche lui un protagonista dell'inizio di questa scalata molto importante. Una scalata abbastanza anomala, perché in tanti ricorderanno che Agrigento non dominò le regular season sia in C che in B e poi vinse il campionato. Questa Viola come arriva a questa sfida contro una squadra che non ha mai perso? Come state? Oh, noi sicuramente un momento delicato, più che altro perché abbiamo perso in casa con Roseto una partita che, come ho già detto dopo la partita, dovevamo vincere assolutamente. Però questo non ci deve demoralizzare perché comunque siamo, cioè non ci dobbiamo dimenticare che siamo secondi in classifica e che siamo comunque, abbiamo fatto all'inizio dell'anno 8 vittorie di fila, abbiamo vinto delle partite importantissime. E quindi non ci dobbiamo dimenticare di questo. Sicuramente questa è una partita che dobbiamo affrontare, cioè, con tanta energia, tanta voglia, tanta testa, soprattutto perché penso che siamo all'altezza di battere questa squadra. Non nego che è una partita molto difficile perché loro comunque hanno vinto 13 partite su 13, quindi vuol dire che sono molto forti, sono molto, cioè, stanno giocando molto bene, quindi non nego che sarà veramente duro batterli. Però secondo me, se siamo convinti prima di tutto noi stessi che possiamo farlo, non vedo il perché non riuscire a farlo. Hai già sentito, fratello? Sì, vabbè, lo sento tutti i giorni per tanti motivi, quindi, però questa settimana c'è un po' anche di pretattica, diciamo. Non parliamo molto delle situazioni della settimana di squadra, perché comunque ci dobbiamo affrontare, però sicuramente c'è un po' anche di ansia per questa sfida tra i due. Navigando su YouTube ho visto delle immagini di una partita tua contro tuo fratello, come siamo a computo delle partite? Chi sta vincendo? No, non ce l'ho ben presente, però secondo me lui vince perché l'anno in B2 di Massafra ha vinto tutte e due le volte, anche se ho vinto poi il campionato, che penso sia molto più importante. Infatti, l'ho detto anche l'anno scorso, se vuole vincere lui quest'anno tutte e due le volte, noi alla fine dell'anno vinciamo il campionato, mi sta pure bene. Però su questa cosa oggi non si può dire, quindi mi sta molto meglio oggi andare a vincere Agrigento domenica. Il fatto che ci sono le due promozioni, magari ci facciamo un pensierino familiare. Sì, spero che anche lui riesca a vincere il campionato a giugno, cioè noi vinciamo la finale e poi vince lui, questo mi sta molto bene. Quindi dai, ci la prendiamo un po' a ridere questa sfida dei fratelli, però alla fine Agrigento contro Viola Reggio Calabria e spero soprattutto cioè, che la Reggio veramente vinca. Chi è il giocatore che rubereste l'Agrigento? Ma non ruberei a nessuno, penso che noi siamo al completo, siamo molto forti. Comunque non dobbiamo guardare niente a nessuno, solo lavorando. Noi adesso magari sì, abbiamo un po' più di difficoltà con rispetto a loro, penso che anche dipende un po' dalla preparazione che abbiamo fatto, un po' difficile. Loro sono un gruppo che sono partiti tutti e 10 dall'inizio dell'anno, dal 16 agosto quando si sono trovati. Noi non è stato così, quindi ci troviamo un po' più di difficoltà, però non devo rubare a nessuno perché sono contento con la squadra che ho.